Ciao a tutti amici sportivi, oggi dalla Veno, guardate che bellissimo panorama, ma soprattutto siamo qui con Valentina Carretta. Ciao Vale. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Valentina Carretta, una delle due esponenti del ciclismo professionistico varesino, insieme a Noemi Cantele, lo ricordiamo. Lei è, eh, diciamo, quello che eh, da qui in avanti dovrà ancora continuare con questo bellissimo sport. Raccontaci un po' la tua carriera. Ma io ho iniziato ben 17 anni fa a correre in bici, arrivo da una famiglia di ciclisti, da gli zii, da papà, fratello, tutti, quindi non potevo che andare in bici. È iniziato come un gioco, così per provare a correre con i maschietti e poi man mano che passavano gli anni è diventata una passione e adesso insomma un lavoro. Allora quest'anno hai corso veramente tanto, un po' ovunque, diciamo quasi in tutto il mondo, in Cina ho visto in Qatar, in Europa tantissimo, hai corso bene, hai fatto una stagione veramente importante per te, però ti è mancata la convocazione ai mondiali. Come mai? Sì, quest'anno ho iniziato a gennaio col, col Qatar per finire a fine settembre al mondiale a cronometro qua a Firenze. Ci siamo corso veramente tanto, la squadra mi ha dato l'opportunità di girare un po' tutta, tutta Europa e anche un po' del mondo, è stata un'esperienza senz'altro positiva, o, comunque abbiamo, come squadra abbiamo dimostrato di essere un'ottima squadra. E diciamo è arrivata anche la vittoria, quest'anno la prima vittoria tra l'elite che è stata un po' inaspettata. Non guasta mai. No, no, anzi, per il morale, da molto morale. E, poi speravo anche in una convocazione a Firenze, magari anche solo come riserva, perché comunque diciamo in tutta la stagione ho fatto una discreta stagione, quindi pensavo che arrivasse anche la convocazione. Però, insomma, non è arrivata e ci riproviamo l'anno prossimo. Ecco appunto, hai finito la stagione, adesso in vacanza dove vai di bello? Ma quest'anno, dopo tanti anni, mi sa che rimango a casa perché ho fatto talmente tanto tempo in giro con le gare che ogni tanto godersi anche un po' la casa fa bene. Casa, famiglia e guarda che bel panorama oggi. No, infatti, con queste giornate si sta bene anche qua nella nostra provincia. Senti in prospettiva 2014? Rimarrai in questa squadra? Qual è? Ma raccontaci due cose veloci. No, ho già firmato con, eh, con la Cipollini, quindi rimarrò anche, anche l'anno prossimo in questa squadra perché mi trovo bene, sia con l'atleta che col, col personale, con, eh, cioè la nostra Presidentessa Alessia Piccolo e il direttore sportivo Luisiana Piegoraro, che eh, abbiamo formato un ottimo, un ottimo club, quindi eh, andiamo avanti così. Per curiosità mia da sportivo, ma sta Mariana Voss è imbattibile veramente? No dai, abbiamo dimostrato di batterla, è eh? una ragazza veramente, veramente forte perché penso che sia un fuoriclasse, un fenomeno. Però come nazionale, l'abbiamo già battuta qualche volta, quindi speriamo di continuare così. Grazie mille Valentina, in bocca al lupo, buon riposo che ne hai bisogno e in bocca al lupo per la stagione a venire. Grazie, Crepi Lupo.